no, nel, questa cosa del lavorare con amici o con estranei è poi ambivalente, nel senso che, per esempio, Euforia, ho fatto un film con tutti i miei amici, Valentina Cervi, Isabella Ferrari, Jasmine Trinca, Valerio, Riccardo, la produttrice, una mia carissima amica, eravamo tutti amici. Io penso che così, per quel film era giustissimo che fosse così, che fossimo, che per me che lo facevo era molto importante avere delle persone intime, che si conoscono anche tra di loro, e in cui si sente un bagaglio dietro, una cosa che viene da fuori dal film, che ti evita tutte le spiegazioni, tutte le... non devi dare storie di prima, sono le, c'è e basta, e quella cosa è molto utile. Detto questo, lavorare con gli estranei è molto gradevole. Nel senso che gli estranei, lavorare con persone che non conosci prima, ma a meno che la persona non sia no, cioè mi è capitato rarissimamente di non avere simpatia per l'attore con cui lavoravo, mi è capitato però, ma se invece c'è, insomma, lavorare con persone che, con cui non hai un bagaglio sentimentale, che sono delle persone appunto che arrivano da altri posti, addirittura altre lingue, altre mentalità, è molto gradevole, può essere molto molto interessante, e anche la paura di deludere è meno. Quando lavori con i tuoi amici c'è sempre qualcosa appunto che fa parte dell'amicizia, di non volersi deludere a vicenda, invece con gli estranei alla fine dice, boh, se ti piace è così, capito che voglio dire, c'è un po' meno di quella cosa lì, quindi tutte e due, sia tè che caffè. No, la notte adesso penso nel dormiveglia a tutte le idee che mi sono venute durante il giorno per un prossimo film, che invece poi non si conclude, la mattina mi sveglio e dico, ma anche se al momento mi sembrano geniali, sto molto in quella cosa lì, in questo periodo, di cercare di trovare il mio prossimo film. Piattaforme web sono di nuovo tutte e due le cose, nel senso, tutti noi facciamo i film per essere visti grandi, belli, al cinema, tutti insieme, magari tutti insieme, con un pubblico, in cui c'è una specie di esperienza collettiva, quello è il cinema per me, lo è ancora e lo sarà finché vivrà. E quindi anche quando faccio un film lo faccio immaginandomelo grande grande, no? Detto questo, queste piattaforme che stanno prendendo sempre più piede, sempre più velocemente e prepotentemente, stanno anche dando la possibilità a vari autori o a vari registi che non avevano proprio finanziamenti, che non potevano lavorare, di fare il loro film, di essere visti in un sacco di posti, come prima faceva il cinema, che però non fa più in qualche modo, perché spesso i film italiani, soprattutto, insomma, io parlo per i film italiani, che vengono distribuiti male, poco, e solo in Italia, e invece semmai fai un film con i soliti, adesso dico i soliti, già dico i soliti, Netflix o adesso verrà Amazon, e hai la possibilità di vederli, di farli, di vederli, di farli vedere altrove. Quindi sai, sto elaborando un'opinione definitiva su questa cosa. E la terza domanda, se hai visto lo spettacolo, Riccardo? Non l'ho ancora visto, lo vedrò sulla piattaforma, perché quando è uscito i 3 giorni al cinema io non c'ero in Italia, e tra l'altro il regista è un mio carissimo amico, un nostro amico, e quindi sono molto curiosa di vederlo. Allora, l'ultima curiosità riguardava Respiro, ho capito male? Sì. Respiro, sì, l'esperienza con Crielese nel film Respiro. Guarda, per me Respiro è uno dei miei film del cuore, quindi lo trovo un film perfetto, proprio come quando il cinema raggiunge quella nota. Quindi sono molto molto affezionata a quel film. E l'esperienza con Crielese è stata
bellissima, turbolenta, complicata, gioiosa, ludica, arrabbiata, tutto, tanto, tanto che non stiamo facendo più altri film insieme, come vedete. È stata tanto bella, e gli voglio molto bene e penso che sia un vero artista.